Classe 1990 è piena espressione della generazione dei millennials. Maturità classica e laurea in economia, dal 2013 è uno dei principali esperti italiani di tecnologia blockchain. Ha fondato la società di consulenza Blockchain Core ed è membro della task force governativa per la strategia nazionale in ambito blockchain. È professore di blockchain presso l'Università Guglielmo Marconi di Roma. È l'editore di Cointelegraph Italia e direttore della Blockchain Management School. Da Zero alla Luna, edito da Dario Flaccovio Editore, è il suo primo libro. Oggi è ospite di Money.it per raccontarci quando, come e perché la blockchain stia cambiando il mondo. Ciao Gianluca e grazie di essere ospite della quinta puntata di Book Calling, la rubrica di Money.it dedicata a libri e autori. Da Zero alla Luna, edito da Dario Flaccovio Editore, è il tuo primo libro. Nella premessa tu chiedi un'unica condizione ai lettori, ossia quella di azzerare completamente la mente per non cadere nel tranello di fare paragoni con ciò che già si conosce e non capire le potenzialità di un'innovazione che, come tu spesso ripeti, prima si fa e poi, se c'è tempo, si racconta. Ecco, perché tu però a un certo punto hai sentito la necessità di farlo? Ciao a tutti e grazie. Guarda, in realtà era un po' di tempo che mi chiedevano di scrivere un libro. E non avevo tempo, e più che altro forse non avevo neanche voglia. Però ho notato che negli anni ho sempre visto contributi anche di miei colleghi, libri sicuramente ben fatti, ma sempre contributi o troppo verticali o troppo superficiali. Cioè non c'era un vero e proprio manuale o libro che potesse affrontare a 360 gradi il panorama della blockchain e delle criptovalute. Quindi alla fine mi sono convinto a scrivere questo libro e, proprio come giustamente dicevi tu, la premessa fondamentale è stata: azzerate tutto quello che credete di sapere su questo mondo, che siano pregiudizi o che siano convinzioni o pseudoconvinzioni, perché un nuovo paradigma va affrontato come tale, come nuovo. Quindi bisogna essere certi che nel momento in cui ci si approccia ad una nuova tecnologia, ad una nuova rivoluzione, come può essere quella della blockchain, bisogna azzerare ogni tipo di precondizione o di preconcetto. E non potrei essere più d'accordo rispetto a questo. Nel tuo libro c'è una parte molto importante dedicata alle criptovalute, nate grazie al protocollo open source Bitcoin di Satoshi Nakamoto, figura contemporanea, quasi mitologica, dal momento che non si conosce ancora la sua vera identità. Spesso però, come ancora accade oggi, si tende a confondere la terminologia e identificare in maniera univoca blockchain con cryptocurrency, senza rendere però reale giustizia ai due ambiti. Ecco, brevemente, vuoi spiegarci la differenza e facciamo chiarezza una volta per tutte? E soprattutto, quali sono le caratteristiche principali che distinguono le criptovalute dalle valute tradizionali, alla luce delle due crisi economiche e finanziarie che hanno contraddistinto quest'ultimo decennio? Mi riferisco in particolar modo a quella del 2008 e a quella che stiamo vivendo oggi, che ci vede ancora in piena emergenza sanitaria. Assolutamente sì, hai detto bene. Non solo c'è confusione spesso tra il termine blockchain e il termine bitcoin, ma tra il termine blockchain e il termine criptovalute, ma spesso anche tra le criptovalute e quelle che sono valute elettroniche o valute digitali emesse da banche o governi di altro tipo. Quindi bisogna fare distinzione. Quando parliamo di blockchain facciamo riferimento alla tecnologia
su cui si basano i protocolli come Bitcoin. Blockchain, lo dice la parola, catena di blocchi. È un registro distribuito, un database decentralizzato all'interno del quale vengono archiviate in maniera immutabile, sicura e sicura le informazioni, tutte le informazioni che hanno a che fare appunto con il mondo blockchain e con tutti i protocolli che girano sopra. All'interno di questa tecnologia, su questa tecnologia, possiamo avere diversi protocolli crittografici, tra cui Bitcoin, che permettono l'allocazione o il trasferimento di proprietà di file, di informazioni. Bitcoin è stata la prima, ma da Bitcoin, proprio grazie al grande successo di Bitcoin, da Bitcoin sono nate tantissime altre criptovalute. Oggi sono più di 4.000, non tutte hanno senso di esistere, ma ahimè, ad ora esistono. Penso che presto molte di esse moriranno e rimarranno solo quelle realmente funzionali. Dall'altra parte invece abbiamo le valute digitali o le valute elettroniche. La differenza di base è laddove non ci sia l'utilizzo di una catena di blocchi e della crittografia, non è criptovaluta, non è una valuta decentralizzata, quindi si può parlare di valuta virtuale, valuta elettronica o valuta digitale. Quelle che erroneamente vengono chiamate criptovalute di Stato, come ad esempio l'ipotesi di un euro digitale, di uno yuan digitale o di un dollaro digitale, non sono valute basate su crittografia o su tecnologia blockchain, quindi hanno sì alcuni dei privilegi delle criptovalute, come la velocità, l'istantaneità, la libertà nello spazio e nel tempo. Sicuramente vanno incontro a questa comunità, anche perché si stanno affermando e si stanno creando valute digitali come l'euro digitale o il dollaro digitale, proprio perché le criptovalute stavano funzionando fin troppo bene. Ma rimangono comunque due asset totalmente distanti tra loro e che non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro. Penso che l'avvicinarsi di molte banche centrali al mondo digitale e lo sfiorare, diciamo così, la tecnologia blockchain non fa altro che confermare l'enorme successo, confermato anche dal mercato e dalla scelta di mercato, di sposare le criptovalute. In futuro vedo un punto di non ritorno, vedo sempre di più le criptovalute diventare mainstream. Qualche settimana fa PayPal ha annunciato che accetterà scambi di criptovalute dal 2021 e sempre più abbandonare comunque le banche o le valute tradizionali. Questo è quello che penso. Bene, quindi la tecnologia blockchain non si è rivelata rivoluzionaria solo per l'applicazione del protocollo Bitcoin, ma anche e soprattutto associata a tutto il mondo degli smart contract, argomento a cui tu dedichi un intero capitolo, facendoci anche correre il rischio di avere tutta una serie di processi e di settori professionali altamente performanti e funzionanti, quali ad esempio il comparto dei trasporti o quello assicurativo, tanto per citarne due, per fare un paio di esempi. Ci spieghi il perché? In realtà la tecnologia blockchain può avere tantissime altre applicazioni. Una delle tante è appunto lo smart contract, la trasposizione in automatico di un accordo, quindi trasformare in codice quello che può essere un contratto. Qual è la differenza? È che oggi i contratti vengono fatti tra persone e le persone tendono a essere fallibili, tendono ad avere dei bug. Quindi in buona fede o cattiva fede una persona può sbagliarsi, può non rispettare un accordo o comunque può farlo per corruzione o per malafede. Ecco, con uno smart contract invece, una volta che viene programmato quell'accordo, l'esecuzione è automatica. Quindi all'interno dei trasporti, nel mondo dell'insurtech, quindi delle assicurazioni del futuro, ma anche a livello nel mondo sanitario o nel caso di una casa in affitto o di un'auto pagata a rate, nel momento in cui io smetto di pagare o non eseguo più l'azione, il requisito di base per l'ottenimento, per poter usufruire di quel bene o di quel servizio, mi viene interrotta l'esecuzione di quel bene o di quell'azione, di quel servizio. E questo è sicuramente uno degli aspetti più interessanti, secondo me, della blockchain, perché è stato quello un po' più sottovalutato. Per 12 anni abbiamo parlato di criptovalute, ora finalmente iniziamo a parlare anche di smart contract e delle altre applicazioni della tecnologia. Quindi è importantissimo, secondo me, far capire che ad oggi una tecnologia come blockchain, un'applicazione come lo smart contract, risolve e rende sicuramente più efficiente tutto quei tipi di lavori che si basano sull'intermediazione. Oggi nel mondo i lavori simili sono il 65%, quindi abbiamo una tecnologia che potenzialmente può rendere obsoleti o migliorare il 65% dei lavori. Per questo fa tanto paura da una parte, ma attira e intriga dall'altra.
Nel libro ho voluto dare non solo un allarme, ma un segno concreto che bisogna iniziare a formarsi in quest'ambito, perché tra un paio di anni potremo trovarci con un vuoto del 65% dei lavori. Quindi il 65% di noi in tutto il mondo o devono imparare in fretta a fare nuovi lavori e a capire come sarà il loro lavoro nel futuro, oppure rimangono indietro e non recuperano più il terreno. Secondo me è davvero urgente. E il futuro di fatto è già un presente perché in molti settori è una realtà già acclarata. Quindi dobbiamo correre per adeguarci quanto più possibile e davvero diventare persone migliori. Io mostro il tuo libro, che è un viaggio nel vero senso della parola, che però non si esaurisce nell'ultima pagina, ma come ci suggerisce anche Gianluca, dall'ultima pagina inizia davvero il proprio viaggio verso la Luna. Gianluca, io ti ringrazio tantissimo per essere stato nostro ospite, ti aspetto su money.it e anche un po' sulla Luna. Volentierissimo, ci vediamo sulla Luna e io resto disponibile a chiunque mi voglia contattare anche in privato, rispondo sempre, soprattutto sui social. Grazie a voi, vivamoney.it. Ciao Gianluca, grazie.